Ma è un vezzeggiativo, Leonardo, è un vezzeggiativo, anche a te ti chiamo Leo. Cioè, ma cuccia Bruno. Abbiamo fatto la battuta squalida. L'ha fatto già la battuta squalida della puntata. Va bene, comunque non mi riuscite niente. Io vado a parlare un attimo la maestra della scuola di mia figlia. E poi ho comprato pure un po' di traffico. Poi mi ho stabilito stamattina. Non ho tenuto assai il pensiero. Ma che dici a fa buccica? In un modo ci telefonate e si va a casa. Ah, c'ho un po' il sogno pesante, don Ernesto. Il sonno, semmai. Andare il sonno. Ti stai inquinando vicino a chi? Sì, il sogno. Il sogno è quando uno sogna nel sonno. Va bene, è un po' preoccupato. Il problema vostro qual è che vengono i clienti e trovano il salone tutto. Innanzitutto, scusa, io tengo il pensiero. Tu la mattina mi devi tranquillizzare. Vuoi venire tardi? Vieni tardi, però tranquillizzami. Gesù, ci sono pure la telefonata, ma non ci capito. Non ci si sintonizza, ma stamattina siamo su due onde diverse. Don Ernesto! Che è? Don Ernesto, ma voi non avete visto sta asciugamano? Ma quando sono cadendo è sempre la stessa, si è consumata, facendo un po' che biancheria nobile, un po' che ricambia corretta. Andare a parlare, ma non corretta a volte, non che stiamo parlando, corretta. Anzi, io sai che ho pensato, andare, io mi voglio un po' modernizzare, voglio dare un'area di progresso, sai che voglio fare? Voglio fare tutto uso e getta. Bravo. Faccio tutto asciugamani di carta. Ah, carta? No, ma che marzo la carta? Pure gamma sei carta, ma quando mai? Don Ernesto, la biancheria è nata cosa? Ma volete mettere la freschezza, la biancheria, bella, fresca e bucata? E ovvero che si fa che ciù, ci facciamo femmine, ci facciamo un cuore così, a lavare e a stirare. Ma poi con però la carta è tutta un'altra cosa, la biancheria è da un altro effetto. Don Ernesto, pensate per esempio a una cena con amici, a tavola stendete una bella tovaglia di lino ricamato, pure la cena acquista più gusto, sedersi a tavola diventa come un rito, e poi, soltanto pensiero si crea quell'atmosfera, quel calore umano, no? E pensate per esempio che la tovaglia, la misa a nonna, rindo curre di mamma, rindo curre di mia, tu ci hai detto, rindo curre da mia figlia, ma non ci consumo mai sta tua. È troppo bello, don Erneo, bene, diciamo la verità. Ma come si romantico? No, secondo me è meglio la tua di carta. Ma che non paga tua di carta? Come coppa di spitale, che pure il lenzuolo sono che carta. Non amma. E il lenzuolo, don Erneo, e il lenzuolo. Ma mettete quando, per esempio, com'è bello, quando rindolietta, chi lo lenzuolo ho toccato che in mano proprio un lenzuolo pelle e ovo. Canta, belle ovo. Ecco, sono i canarini. No, i canarini, sì, i canarini. Animale, canta, è un modo di dire. Un modo no? di dire. Quella stoffa bella, fluida, capito? Liscia, camicia in mano, sciuliera, come si dice? Ma sta miscando pure a me, ti sta guaiando malamente. Diciamo, tu rimani della parere che la roba e carta è meglio. Ma tu ti sa credere di risolvere così il problema di tua figlia del corredo? Lo faccio per il bene suo. Pensi che quella deve stare a lavare, stirare, o solo si esce, non gli esce per asciutare i panni, fai cuce, scuce, e ci faccio una bella balla di carte. E allora si fa Ma io penso che tu a tua figlia già l'hai fatta due balla così. No, ma vuoi fare una balla pure i carte. Ma dov'era, però non esagerare, stanno parlando di un re, stanno parlando di una carta. Guarda che stanno incartando carta. No, tu ti devi rendere conto che con le figlie femmine non c'è niente da fare, c'è la mamma che si deve fare, sono cose, io sono d'accordo con te. Si deve fare, ho capito, a Natale si deve fare, è una tradizione. Ma intanto a me che lo spagnolo mi sta mandando mia famiglia. Perché sei rotto cesso? No, ci azzecco stagnare con la corrente. Quello che dà la roba a tanta volta con la corrente proprio. Oramaro stagnare. Ma perché tu tieni ancora oramaro? Mamma mia, che cose le droghe, che cose le roi. Mia moglie. In mezzo a cattare ancora roba a dura marca, chi non ha così 10.000 lire, fanno papà 100.000 lire. Vabbè, ma tu tieni la comodità, hai capito, hanno poca volta. Poi poi ti porto una roba usata, perché poi che la roba gira per mano ai clienti, la signora non lo piace, chiude, porta la roba e che lo poi... Ma no, tu ma usi ancora questi sistemi retro? Ci ha fatto l'unzuolo sotto, l'unzuolo coppi, poi ne ha sotto, sotto l'itta. No, Leonardo, l'enzuolo di sotto e l'enzuolo di sotto.